L'infezione vulvovaginale da candida è sicuramente una delle affezioni microbiologiche più frequenti a carico del tratto genitale femminile. Noi sappiamo che la vagina è una nicchia ecologica molto peculiare, particolare, soprattutto nella donna in età fertile. Esiste la prevalenza dal punto di vista dei microrganismi di lattobacilli. Una vagina è ritenuta sana dal punto di vista microbiologico quanto più è stabile nell'arco delle fluttuazioni legate alle variazioni ormonali, alla contraccezione, all'attività sessuale, piuttosto che a elevata prevalenza di alcuni microrganismi, ossia poco biodiversa. Questa scarsa biodiversità, che ad esempio contraddistingue la nicchia ecologica vaginale rispetto a quella intestinale, dove una condizione di salute è per l'appunto totalmente opposta, consente di avere questa importante capacità di difesa, questa importante possibilità di contrastare quella che è la crescita di microrganismi patogeni. Tanto è vero che si definisce disbiosi per l'appunto una alterazione di questo equilibrio, un'accentuazione della biodiversità e una marcata fluttuazione di specie sia batteriche che micotiche. Per l'appunto l'infezione vulvovaginale da candida è una componente importante di questa alterazione di equilibrio, ma lo fa in maniera molto peculiare. Noi sappiamo che fino al 75% delle donne nell'arco della propria vita vanno incontro a un'infezione acuta da candida e nel circa 50% si assiste a una recidiva occasionale. Ciononostante, intorno al 10% di queste pazienti va incontro a una forma ricorrente, definita come la presenza di almeno 3 infezioni nell'arco dell'anno. Cosa contraddistingue questo 10% che, a dispetto di una percentuale apparentemente non ampia, però nel contesto di una problematica così diffusa comporta sicuramente una prevalenza di casi molto importante? Questo 10% ha delle peculiarità, sicuramente delle peculiarità che ancora dobbiamo conoscere, ma che ci dicono come può comportarsi in maniera differente in relazione a che cosa? A una predisposizione sicuramente genetica a non contrastare l'aggressione del micete, perché noi sappiamo che la candida è un saprofita della vagina che nella maggior parte dei casi coabita come commensale nella nicchia ecologica senza creare patologia. Ma quali sono quei meccanismi di switch affinché da normale coabitante dell'ambiente vaginale può aderire, mandare dei segnali di aggressione alla parete vaginale, colonizzarla, formare una sorta di membrana, di barriera patogena che è il biofilm e attivare tutta una serie di meccanismi legati all'infiammazione. Infatti l'infezione da candida a livello vulvovaginale ha la sua espressione in quella che è l'infiammazione, in quella che è l'atopia, in quella che è l'allergia, in quella che è la capacità di manifestare eritema, edema, fissurazioni, prurito, bruciore, secrezioni più o meno abbondanti. E uno perché deve occuparsi di questa condizione? Ovviamente è insito in quella che è il disagio della donna, ma non solo. Abbiamo degli dati molto importanti dal punto di vista epidemiologico che ci dicono come la qualità di vita di queste donne è sicuramente compromessa, una maggior ansia, una incapacità di avere una vita di relazione che sia scevra dalla possibilità di aver paura di questa infezione nell'arco del mese, quindi della riduzione dei rapporti sessuali. Ma altro elemento cardine è quello della possibilità di predisporre all'insorgenza di sindromi dolorose che sono molto invalidanti. Noi sappiamo che la vestibolodinia, la principale causa di dolore dei genitali esterni nella donna, ha in una buona percentuale dei casi un elemento predisponente nelle infezioni vulvovaginali ricorrenti. Ciò premesso, come possiamo in qualche modo perturbare questo circolo vizioso negativo, questa sinergia distruttiva per alcuni versi dell'ambiente vaginale? Dobbiamo in qualche modo cercare di abbassare la quota di micete attraverso l'utilizzo di antimicotici, su tutti il fluconazolo per via orale che ci consente di
controllare, non eradicare perché non è la nostra finalità, ma di controllare il meccanismo di aggressività. E oggi abbiamo anche a disposizione dei lattobacilli che in qualche modo sono positivi. Sono positivi perché tendono ad soppiantare quello che è l'effetto di persistenza del micete a livello della parete vaginale. In conclusione possiamo dire che oggi la candidosi ricorrente è una sfida terapeutica per il ginecologo, ma conoscerne la fisiopatologia ci può portare sicuramente a costruire un percorso di cura che sia efficace e duraturo.